E adesso ci ritroviamo a parlare con una famiglia, o meglio in rappresentanza di questa bella famiglia. Abbiamo la mamma e la moglie, Anna Bifulco. Bentrovata. Buongiorno, salve. Allora, Anna è una mamma, lo dicevo, mamma e moglie, soprattutto mamma di 9 figli. 9 figli, tutti in attività. Noi siamo andati un po' alla ricerca di notizie su questa grande famiglia e sappiamo che sei impegnata in diversi fronti. Hai anche ultimamente scritto un libro di cui vogliamo anche parlare. Il titolo è Come in cielo, così in terra. Ma hai anche messo su una cooperativa che ha questo nome, I Congiunti. Parlacene un po'. La cooperativa I Congiunti, che ha radice in un momento della mia infanzia. Infatti questo nome spesso è citato anche nel libro, perché sembra che da questa parola sia nata proprio una progettualità di vita e testimonianza di vita che nasce soprattutto dal desiderio di condividere in un momento così importante della nostra storia, dove sembra che tutto si stia un po' frantumando, no? nella difficoltà, al di là della pandemia, anche prima che questo accadesse. Il libro infatti è stato scritto nel 2018, mi fu chiesto di testimoniare come madre di 9 figli perché avessi avuto poi nel mio cuore il desiderio di allargare la mia esperienza familiare anche a quella sociale, dedicandomi ai bambini meno fortunati, alle famiglie che stavano nel disagio economico, nella povertà educativa. E proprio sulla base di questo termine, che da piccola in collegio, io sono cresciuta in una scuola delle Suore degli Angeli, dove sono stata accompagnata costantemente da educatrici che erano le mie suore, che mi invitavano ogni giorno a riflettere sull'importanza di guardare prima il cielo e poi la terra per realizzare tutto il bene. Quindi i congiunti vogliono aprirsi alla buona notizia e portano la buona notizia a tutti coloro che sono affamati anche di un ascolto e di un'attenzione che spesso nella frenesia della vita quotidiana non viene concesso. L'esperienza dei 9 figli, che a dire così sembra una scelta fatta su un numero che potesse aggiungere semplicemente un traguardo, qualche cosa di irreale quasi, perché mi chiedono tutti: ma fai parte dei neocatecumenali? Ma fai un cammino? Ma perché questa scelta? Io non ho stabilito il numero nella creazione dei figli o nella procreazione con mio marito, per dire ne devo fare 5, ne devo fare 6. Io mi sono aperta alla vita. Tra l'altro voglio dire che il libro Come in cielo, così in terra, che è questo qui tra l'altro, un'immagine dove appunto io indico proprio il cielo, e non nasce dal desiderio di raccontare me stessa o le mie capacità o i miei privilegi, no. Io scrivo questo libro con la piena coscienza di aver ricevuto nella mia vita un dono grandissimo, che inizialmente ha potuto segnare come prova di fronte al mondo la mia maternità, perché Antonio Maria, il mio primo figlio, è nato con la sindrome di Down. Quindi io apro la famiglia con un figlio che segna a 20 anni un percorso difficile di maternità. E quando io nel libro parlo di Antonio, non ne parlo come un'eroina che in quel momento accoglie questo ragazzino, a dire dei medici, diverso, per dimostrare quanto valore o quanta capacità io potessi avere nell'esprimere l'accettazione di Antonio. No, io ne parlo perché Antonio è la manifestazione piena di un Dio che può amarci, può donarci e può ricreare attraverso di noi, in qualsiasi sofferenza, in qualsiasi dolore, in qualsiasi difficoltà si dovesse presentare, sempre quell'amore, quell'alleanza che è capace di ricreare nel bene e di ricreare anche nella bellezza, perché Antonio come bambino Down era bellissimo. Quando è nato Antonio ho visto la differenza e ho visto che sulla mia pelle c'era da fare una scelta. Io ho detto no, devo aprirmi alla vita, perché sarebbe tremendamente egoistico impedire e privare Antonio di una sorella o di un fratello che magari nella loro infanzia possono arricchire la vita di Antonio. Quindi ho scelto immediatamente di avere anche subito un altro bambino, e poi è nata una bambina, è nata la prima sorella, Pina,
Poi è nata Benedetta, poi è nata Maria Francesca, Maria Vittoria, Celestino, Maria Chiara, Giovanni Battista e Rosabel. Quindi Dai. sono nate altre 6 femmine e 3 maschi, tutti sani, perfettamente benedetti. Voglio dire, questa è stata poi una grazia che abbiamo ricevuto, perché per Antonio questa è stata una comunità che ha sostenuto e soprattutto ha condiviso, perché poi alla fine è stato Antonio un po' il maestro di tutti, perché con i suoi splendidi laboratori, Antonio è stato al laboratorio di ipoterapia, è stato alla scuola di ipoterapia, a scuola di musica, ha imparato a suonare la batteria, è stato dai Salesiani un ottimo allievo dei Salesiani, per cui con le sorelle ha imparato ad interagire, a condividere tutti gli strumenti per accrescere poi nel bene anche la sua esperienza. Antonio è un bambino che oggi è un ragazzo, Ragazzo. chiaramente, è un ragazzo che ha assolutamente consapevolezza e coscienza di tutto, del bene che si fa. Pensa che quando facciamo la distribuzione alle famiglie degli alimenti, quando c'è la spesa solidale o quando c'è appunto la distribuzione di tutte le nostre risorse, Antonio è il primo che accoglie i bambini, li fa giocare in giardino, distribuisce loro le belle cose, li trattiene a giocare vicino agli alberi, ma veramente è una miniera d'oro in questo. Per cui non vedo veramente in questo momento storico, tra l'altro, dove si può scegliere, concepire un figlio, deciderne il sesso, capire cosa fargli, fare da grande, scegliere tutto per lui, come si possa provare l'emozione, la sorpresa, lo stupore di una crescita anche di una vita, perché bisogna rispettare anche i tempi di crescita, bisogna capire che cosa la potenza della vita può dare e può esprimere dinanzi a un suo coetaneo. Per esempio, Antonio, dinanzi ai suoi coetanei, è stato molto più bravo di noi, perché spontaneamente ha saputo dare quello che ha ricevuto. Io ci credo molto in questo, e noi diamo quello anche che abbiamo ricevuto, no? E quindi bisogna molto, molto fare memoria della nostra infanzia. È bellissima questa storia che brevemente hai raccontato. Purtroppo i nostri tempi televisivi sono cattivi, se vogliamo, perché non ne abbiamo tanto di tempo, però voglio strapparti una promessa, risentirci, perché hai tanto ancora da raccontare. Una bella mamma come te, una bella moglie, che ha 9 figli che collaborano poi, perché ne abbiamo parlato pochissimo, anche con il volontariato, con tante attività che tutta la famiglia porta avanti, insomma, non è da tutti, non si trova facilmente. Anna, sicuramente te l'avrà detto già qualcun altro, insomma. Siete una famiglia singolare, ma che va imitata, andrebbe imitata. Infatti nel libro hanno voluto molto riportare questo, perché il nostro vescovo Angelo Spinillo, il vescovo di Aversa, ha scritto personalmente la presentazione del libro, perché il vescovo accompagna le nostre iniziative. Noi abbiamo una cappella dove accogliamo le famiglie che vengono qui a bussare per chiedere aiuto. E la prima testimonianza che vogliamo dare è proprio della nostra fede, della nostra speranza e della nostra carità. Non come possesso nostro personale, come un bene che ci appartiene e che noi diamo agli altri, perché questo creerebbe sempre quella differenza, ma ci vogliamo sentire congiunti, fratelli e sorelle, proprio perché attraverso la cappella, quindi attraverso, io direi, proprio il Padre nostro che apre le sue braccia a tutti, vogliamo vivere quell'uguaglianza. E il vescovo questo lo ha scritto nella presentazione del libro, cioè noi dobbiamo riconoscere il grande e luminoso mistero dell'essere congiunti con Dio, con la Santissima Trinità di persone nella mirabile unità dell'amore e dell'essere congiunti in Dio proprio attraverso Gesù. E questa è la realtà che veramente ci chiama a un'umanità, perché anche questa parola congiunti deve legarci subito all'umanità. Noi dobbiamo sentirci fratelli e sorelle in un momento che deve accomunarci. Alla base di tutto ci deve essere proprio il desiderio di sentirci congiunti in un unico bene. E poi dopo si passa allo spezzare il pane, allo spezzare quel pane materiale che non potrà bastare mai, ma potrà farci sentire benedetti, potrà farci sentire uniti anche in una difficoltà. E questo è quello che io voglio condividere con gli altri, cioè questo amare la vita
perché tu dai la tua esistenza, offri te stesso, il primo pane che offri sei tu. Quindi quel tempo che io sottraggo ai figli, quel tempo che io sottraggo alla famiglia, non deve farmi sentire divisa, deve farmi sentire moltiplicata nell'amore di Dio e quindi una, come dire, una perla preziosa non per il mio recinto e quindi per i miei figli, ma per la comunità che si presenta. Il nostro vescovo è molto vicino a questa realtà perché sono tantissimi i bambini e le mamme e i papà che chiedono aiuto e sentirmi bene per me quando loro escono di qua e dicono ma quasi non abbiamo più fame, ma quasi non ci interessa più il pacco perché tu ci hai ascoltati, tu ci hai guardati, tu ti sei accorto che abbiamo un nome, non ci hai chiamato con un numero o con un documento. Quindi essere congiunti significa appunto riunire e ritornare al legame originale della nostra vita, che è appunto la nostra esistenza in Dio. Ed è bello questo, soprattutto questo libro, ma anche la tua vita, la vostra vita è uno strumento, è un esempio per tutte le famiglie su come vivere la quotidianità nella semplicità cristiana. Abbiamo voluto mettere in luce soprattutto la vita spirituale, questo filo conduttore nella tua vita da sin da piccola, ma anche nella vita di tutto il resto della famiglia, in aiuto, in soccorso, soprattutto in questo momento davvero critico per tante famiglie in Italia e non solo. Quindi c'è una cooperativa, ma noi vogliamo tornarne a parlare, magari ecco, più in prossimità del Natale, che è il momento in cui si sentono molto le differenze, magari Sì. eliminandole con il tuo racconto. Quindi ti diamo un appuntamento, poi ci organizziamo, se per te va bene. Grazie. Grazie a te Anna e tanti auguri. E noi abbiamo sentito anche nel sottofondo le voci dei bimbi, quindi possiamo immaginare che aria tira da quelle parti, la Sì, gioia. infatti i bambini sempre, come sottofondo ci sono le voci dei bambini, Bellissime. sempre. C'è la musica di Antonio e ci sono anche le proteste delle sorelle più grandi dagli ultimi piani, anche perché loro hanno preso un intero terzo piano, tutte le Ci femmine, sembra hanno fatto giusto. proprio. Ci sembra giusto. Arrivano ogni tanto anche le loro presenze. Grazie a voi, Anna Maria, di Grazie cuore. Anna, a presto, ci risentiamo sicuramente. Ciao, Grazie. ciao, ciao cara, ciao.